19:58, arrivo al Palasport. Eccolo lì Fabio Di Mauro, la concentrazione dell'atleta che corre per scappare dalle nostre riprese. E allora ragazzi, una cosa che dovete sapere è che Fabio Di Mauro, prima di iniziare questa intervista prepartita, è intollerante alle cimici. Dai, non perché queste cose? E allora ragazzi, eccoci all'interno del Palasport di Villadose per assistere alla 12esima giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto, la prima giornata di ritorno. Arriva la Mediatek Luparense, dove è partito tutto, tra l'altro è stata la formazione che avete sfidato anche nell'ultimo turno in Coppa Italia Veneto. Come arrivate a questa partita? Non dovete sottovalutare un avversario che comunque avete massacrato, almeno sotto il piano del punteggio. Per oggi è un'altra partita, ci sono da fare altri 3 punti per inseguire la capolista Yeswork. Sì, diciamo che comunque la partita di Coppa è finita con un punteggio anche troppo generoso rispetto a come siamo andati. Secondo me saranno più concentrati e quindi niente, sarà una partita tosta e da vincere anche oggi. E invece raccontaci un po' com'è andata la settimana, come arrivate a questo incontro. L'errore da non rifare è sottovalutare l'avversario. Sì, sicuramente non dobbiamo sottovalutare l'avversario, perché questa è un'altra partita, non è quella di settimana scorsa. Poi finalmente torniamo nel nostro campo di casa, quindi comunque un altro punto siccome è il nostro vantaggio che dobbiamo sfruttare bene. E nell'ultimo match di campionato, la partita contro il Petrarca, che è stata svolta proprio qui al Villadose, finì 10-1 per voi, trovasti un gol col destro. Invece nell'ultimo turno un gol su calcio di rigore. Ti candidi ufficialmente ad essere il rigorista di questa squadra? Ma non lo so, i rigori li sanno battere anche gli altri e sono bravi tanto quanto me a batterli, quindi siccome lo deve tirare chi se la sente, non c'è bisogno di dichiarare un tiratore fisso. E allora adesso andiamo dentro con le domande che ci sono arrivate questa settimana. Hashtag domanda, vi ricordiamo di mandarci tutte le vostre richieste che l'uomo alle mie sinistra risponderà qualora avesse voglia. C'è voglia di rispondere alle domande? Oggi sì, dai. E allora partiamo con la prima domanda da parte di Totti il Pupone, che ti dice: complimenti per il rigore calciato come ti ho insegnato, ma avete delle gerarchie per tirare i rigori o andate a sensazioni sul momento? No, come detto prima, non ci sono delle gerarchie fisse, si va un po' a sensazione. Poi penso che anche noi stessi sappiamo un po' chi li può tirare, chi un po' meno. Comunque ci sono tanti che hanno un bel tiro, anche Branca, Edze, ci sono tanti che possono tirare i rigori, e quindi secondo me è giusto andare a sensazione sul momento. Secondo quesito di giornata da parte di Slim Shadow 442, che ti chiede: Fabio, che musica ascolti prima delle partite? Introduce anche un'esultanza che però a questo giro non è stata scelta. Riprova Slim Shadow, che al prossimo video la prenderemo. Però voglio sapere quella dell'esultanza che è escluso. Quella esclusa è stata l'esultanza di Francesco Totti. Perché l'è esclusa? Perché c'erano tante altre esultanze, allora ho dovuto prendere una scelta che in questo caso è ricaduta ai danni di Slim Shadow. Comunque, tornando alla domanda, però la tua scorsa mi ha detto che i segreti non si svelavano. E allora dai solo qualche piccolo spoiler. In realtà non è che ascolto sempre musica prima delle partite, anzi non è importante secondo me, non ho un rituale fisso. Vabbè, ma un genere un po' più forte oltre alla tarantella napoletana? Prima delle partite qualcosa che mi gasa, cioè genericamente non ho qualcosa di fisso, più sull'inglese. Tipo? Dai, basta. Mi dispiace Slim Shadow, io ci ho provato per te ma diventa veramente complesso far uscire qualche parola a questo qui. Sì, i segreti sono segreti. E allora adesso andiamo dentro anche con la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà Fabio Di Mauro e vedremo quale sceglierà quest'oggi dopo l'arco alla Bracalaia e in seguito all'inchino alla Caicon. Sono curioso di vedere quale e se ci sarà quest'oggi la tua terza esultanza. Prima proposta di giornata da parte di Daz9, che ti dice: Mbappé, buona esultanza, un 7. Faccela vedere. Un saltello così. Seconda proposta di Carlo Rainone 4146, che ti dice: il violino alla Gilardino. Ok, già non saprei decidere da queste. Terza richiesta di giornata di Jessica Ceotto 268, che ti dice: alla Giro, cioè allargare le braccia e battere la mano sul petto con la lingua fuori. Cioè è pretenziosa, vuole anche la lingua fuori. Sì, fattibile sì. E adesso andiamo dentro con l'ultima richiesta di giornata, un'esultanza gettonatissima, tantissimi te l'hanno chiesta di fare. In questo caso vado a prendere il commento del Pocio EzePD88, che ti dice: fusione di Dragon Ball con Fre. In Veneto, fusione di Dragon Ball. C'è tanto da vedere se Fre gioca, cioè deve essere d'accordo lui. Dunque ricapitoliamo tutte le esultanze che ti sono arrivate. Quale sarà la prossima esultanza di Fabio Di Mauro qualora oggi segnasse? Opzione A, esultanza all'Mbappé. Opzione B, violino all'Alberto Gilardino. Opzione C, esultanza all'Oliver Giroud. Opzione D, fusione di Dragon Ball. Sempre più difficile queste scelte. Nessuna brutta, però nessuna così bella da dire la scelgo subito. Iniziamo a scremare, togliamone due. Quale toglieresti di queste quattro? Forse toglierei Mbappé e Giroud. No, anche Mbappé. Sì, ma perché mi piacciono più le altre, diciamo, sia la fusione che il violino. Ok, quindi a questo punto rimane l'opzione B, violino di Alberto Gilardino. Opzione D, fusione di Dragon Ball. Facciamo la fusione. È la tua risposta definitiva, l'accendiamo? No. Perché sto rivalutando quella di Mbappé, che mi piace di più forse di quella di Gilardino. Vabbè, accendiamo la fusione. Anche della festa, d'accordo, la presultanza. Però sì, sicuramente sarà d'accordo, ha fatto anche la volta scorsa che tanto non fa. Ciao Fabio! Best friend! Il mio best friend è arrivato. Fabio tra le quattro opzioni ha scelto una cosa un po' compromettente. Ha scelto una costretta. No, le escluse tu e poi fai, no, forse è meglio non farla. Se Fre non gioca viene da te. Sicuramente la faccio con Cher, la fusione. Se no la fai con Cher. Con CR7.
Allora eccoci all'interno del Palasport di Villadose per assistere alla prima giornata di ritorno del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi Rovigo vs Mediatek Luparense, una partita che l'andata ha visto vittoriosi. I padroni di casa quest'oggi col punteggio di 8-2, 8-1 si è chiuso anche l'ultimo incontro in Coppa proprio contro gli avversari di quest'oggi che si sono visti rivedere proprio la squadra di Mister Gonzato due volte consecutive. E quest'oggi c'è sicuramente da dare continuità alle buone prestazioni viste da parte di Fabio e compagni per provare a raggiungere quel primo posto distante due punti. E sicuramente anche per provare ad allungare rispetto alle squadre che ci sono dietro. Il Pernumi a meno 1 e oggi è una partita impegnativa contro il Ponte San Nicolò, quindi ci potrebbe essere il presupposto per scappare e provare a mettere su punti importantissimi per quanto riguarda la vittoria del campionato. Situazione capocannonieri da una parte, c'è Fabio Di Mauro con 13 gol all'attivo in campionato che si vanno a sommare con i 5 della Coppa per un totale di 18 reti. Dalla parte opposta George Grigoras, 21 gol per lui all'attivo, non ha trovato il gol nell'ultimo match in Coppa, vediamo se per oggi riuscirà a segnare per la sua squadra così come Conte. Entrambi andarono a segno nel match di andata, nell'ultimo invece ci pensò solo il giocatore con la 9 della Mediatek. Noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a piazzare con tutte le nostre camere per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida della prima giornata di ritorno di campionato. Andiamo a scoprirlo assieme! E dopo quasi due mesi di assenza dal Palasport di Villadose, eccoci ritornati proprio qui per raccontarvi la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto, Rovigo vs Mediatek Luparense, una partita che abbiamo visto disputare anche nell'ultimo incontro, finì 8-1 per Fabio e compagni, 8-2 invece l'epilogo per quanto concerne proprio la prima giornata del campionato di andata. Intanto scorre la classifica, Rovigo a meno 2 dallo Yeswork, a più 1 dal Pernumia, bisogna vincere per continuare da dove si è lasciato, da quel 10-1 contro il Petrarca, che lascia comunque due punti di distacco sempre dalla capolista, e l'obiettivo del Rovigo sappiamo bene qual è. Intanto andiamo a vedere le formazioni che scenderanno in campo per il Rovigo: Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Mariotto, a sinistra Di Mauro e come pivot Ciuli dal primo minuto. Dalla parte opposta invece Dulgheru in porta, difeso da Mitrofan, laterale destro Carrossa, a sinistra Conte come pivot, Grigoras il capitano. È tutto pronto, si attende solamente il fischio che arriva ora con lo scarico laterale di Grigoras per Carrossa. Il 10 torna dal 7 che va alla conclusione, Morello si oppone, sarà calcio d'angolo. Carrossa va proprio da Grigoras, il suo destro, Conte per poco non indirizza verso lo specchio della porta, riparte il Pocio che va da Fabio Di Mauro, cerca in verticale Ciuli, vince poi un rimpallo il 9 che va al sinistro, palla a lato, primo squillo anche da parte di Fabio Di Mauro, classici giochi con la suola del Pocio che poi va a servire sinistra, FDM l'imbucata per Ciuli che calcia sul secondo palo per un pelo, non si avventa Fabio Di Mauro, non riesce a spedire in porta, Grigoras dentro, Pasello esce, attenzione ancora Grigoras, il miracolo di Pise, a dire di no al numero 7 che ha trovato solo un gol in tre partite, considerato questa almeno fino ad ora, contro il Rovigo, parata spettacolare all'altezza del tricipite sinistro per Mirko Pasello che quest'oggi ha vinto il ballottaggio con Francesco Di Mauro. Intanto il sinistro di Conte si perde a lato, riparte il Rovigo con lo Pocio che va da Fabio Di Mauro, buono il numero su Grigoras, poi cercava Mariotto per l'1-2, palla leggermente lunga, riparte Dulgheru dalla parte opposta che va a servire proprio il 7, Fabio Di Mauro e poi Mariotto si portano a casa una rimessa laterale che fa respirare il Rovigo. Tocco all'indietro di Ayrton, direzione Pocio, la suola per il destro, tentativo sporcato da Conte, sarà calcio d'angolo. Luato, appena entrato in campo, gioca la sfera destra per Fabio Di Mauro, da questi al Pocio, cercano i pertugi giusti ora i giocatori del Rovigo e provano a farlo ora con Fabio Di Mauro che gonfia la rete, porta avanti i suoi. Dopo il 16 dicembre riesce a fare 1-0, 14 in campionato, 19 in stagione, meno 1 dai 20 gol che comunque rappresenterebbero un bottino assai importante per il classe 2002. Rivediamo quanto accaduto, bello il giro palla, poi lo stop forse neanche perfetto da parte di Fabio, la palla gli rimane sotto, deve fare quel saltino per coordinarsi al meglio, aprire il piattone e spedire nella parte di porta in cui non può veramente arrivarci Dulgheru, ma si riparte con la reazione della Mediatek con Grigoras che cerca il dribbling in mezzo a 4, poi Costandaki, la parata di Pasello che si fa trovare presente. Il Pocio gioca la sfera per Fabio Di Mauro che va da Chinaglia di prima, poi cerca il dribbling proprio sul 6 della Mediatek, non ce la fa, riparte Grigoras che calcia, Pasello un riflesso da felino per il numero 1 del Rovigo che va giù con un tempismo perfetto, possesso di Carrossa che va a sinistra da Costandaki, il 6 poi torna dal 10 che deve optare per nuove soluzioni che non trova, capisce tutto Chinaglia che spedisce in rete la palla del 2-0 a pochi minuti di distanza dal primo gol, quello di Fabio Di Mauro, ne arriva un altro, quello del capitano che fa 5 in campionato, aveva trovato la tripletta l'andata, ora parte benissimo, rivediamo quanto accaduto, ingenuità clamorosa, una sciocchezza da non rifare per il numero 10 che ha rischiato troppo davanti alla sua porta, ne approfitta il 17 ed è 2-0, intanto esce ora Fabio Di Mauro, al suo posto entra Danny Fabio con la 11, Luato, Ezechiel Morello, il Pocio
cerca l'inserimento di un compagno, poi scodella elegantemente per Danny, che va al destro, Dulgheru para, sarà calcio d'angolo. Sempre i numeri di Morello che cerca l'imbucata, capisce tutto Grigoras che riparte, ma torna il pocio più deciso e riconquista la sfera. Transizione in avanti, il 14 per il 4, che serve al centro per Sherwood, Dayman! CR7 e Sherwood, e sono 3 nei primi 16, 12 in campionato per il classe 2000 con la 7 sulle spalle. Ma ancora una volta Carrossa, un po' troppo impreciso, non si mette bene col corpo e devia, beffando qualsiasi ipotetico intervento di Dulgheru, come rivediamo dal nostro replay. Apre Sher con la coscia destra, il 10 avversario devia nell'angolo opposto ed è dunque 3-0. Si riparte col possesso di Kostandaki, il loato più cattivo riconquista la sfera. Riparte il 4 che va dal 7, si mola anche Mito. Poi ancora Sherwood sul fondo, sarà però calcio d'angolo. Cerca una soluzione Kostandaki, la trova in Ruffa che allarga il gioco per Conte, carica il mancino, Pasello para e dice di no al 9 avversario che ora scodella dalla parte opposta proprio per il 6, il suo destro, Pasello, vero e proprio miracolo. E ora anche qualcosa da ridire il numero 1 dell'Orovigo, perché stanno arrivando troppi pericoli dalle sue parti. Allora Fabio con la deviazione avversaria per poco non sigla il 4-0. Riparte Mariotto, tanta confusione, ora prova Rizzo a mettere ordine, gioca al centro per Mitrofan, a lato si divora la palla del potenziale 3-1, il numero 4 degli avversari. Guaraldo dentro per Mariotto, palla così e così, finisce tra i piedi di Sherwood che cerca di far fuori anche il portiere che tocca, Dulgheru in calcio d'angolo, Mariotto all'indietro per Eman, Sherwood incrocia il bacio e fa 4-0, doppietta per CR7 e Sherwood, che ora forse chiude già una partita dopo i primi 30, o meglio dopo i primi 27. Rivediamo quanto accaduto dal replay, il passaggio di Mariotto sola per il destro, la palla finisce sotto le gambe di Carrossa, che forse anche qui sarebbe potuto uscire un po' di più sul numero 7 avversario. Esce ora Sher al suo posto, Fabio Di Mauro per questi ultimi spiccioli di partita. Mariotto scambia con Guaraldo da fallo laterale, palla un po' corta, finisce ugualmente tra i piedi del 9 che va proprio dal 3, da questi all'8, il suo sinistro a incrociare un po' troppo, finisce sul fondo e finisce anche il primo tempo, 4-0 per i padroni di casa che stanno monopolizzando una partita e si stanno già portando a casa 3 punti. La Mediatek però sembra essere rimasta quella di settimana scorsa, deve reagire almeno per salvare la faccia. Ed eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio dice 4-0 in favore dei padroni di casa, una partita a senso unico, sembra un po' il proseguo di quello che abbiamo visto la settimana scorsa. C'è stato Fabio Di Mauro a sbloccarla con un bel sinistro ad aprire, dopodiché hanno seguito le reti di Nicola Chinaglia su ingenuità clamorosa di Carrossa, un po' impreciso anche sul terzo gol dell'Orovigo generato da Eman Sherwood, che ha trovato anche la rete che ha fissato il punteggio sul momentaneo 4-0, risultato che permane sul parquet del Palasport di Villadose. Vediamo se nel secondo tempo i ragazzi di Mister Gonzato riusciranno a continuare su questa strada e riusciranno a strappare questi altri 3 punti, soprattutto considerato che il Ponte San Nicola è in vantaggio al termine del primo tempo per 2-1 contro il Pernumia, alla terza in classifica, quindi questo vorrebbe dire più 4 per Fabio e compagni, che potrebbero scappare già dalla terza in classifica per cercare l'agguato allo Yes Work Valley. Allora andiamo a vedere quale sarà l'esito conclusivo di questa sfida. E dunque eccoci ritornati assieme al Palasport di Villadose per seguire i secondi 30 tra Rovigo e Mediatek Luparenza, una partita a senso unico almeno se ci basiamo su quello che abbiamo osservato durante la prima frazione di gioco, ma ora comincia la seconda e allora vediamo quale sarà l'epilogo conclusivo di questa sfida, col possesso di Mariotto che va dal pocio, l'immancabile sola di Ezechiel che poi sfoga a destra per Chinaglia, davanti a sé c'è Ciuli, lo vede il capitano, cerca di gestire palla Ersel che poi va da Mariotto, il numero su Mitrofan, l'8 per il 17, dunque Ersel Ciuli che si divora la palla del 5-0 vis-à-vis con Dulgheru, ma ancora il possesso del 20 che va all'indietro dal pocio loco, scopertissima la Mediatek, Ciuli va da Chinaglia che torna dal 20, arriva il gol di Ersel Ciuli, prima marcatura per lui con la nuova maglia e il secondo acquisto del mercato di gennaio del Rovigo, colpisce così alla sua seconda partita. Rivediamo quanto accaduto dal replay, Mediatek Luparense disastrosa là dietro, ne approfitta il Rovigo, bellissimo l'1-2, poi la palla dritta dritta sotto l'incrocio, non può veramente nulla Dulgheru, dunque si riparte col 5-0, Conte servito da Carrossa fa fuori secco il pocio, poi la palla forse uscita, non secondo l'arbitro e allora arriva il gol da parte di Sebastiano Conte che va a pescare lo spazio necessario sotto le gambe di Pasello per far passare la palla che forse può riaprire uno spiraglio, una bestia nera per il Lodovico Sebastiano Conte, 3 gol per lui su 3 partite contro la squadra di Mister Gonzato, nono centro in campionato. Rivediamo quanto accaduto, non si vede bene se la palla è uscita dalla nostra seconda inquadratura, fatto sta che la Mediatek Luparense si è portata a meno 4 e ora vorrà sicuramente accorciare ulteriormente con Carrossa che sfida Mariotto, poi cerca sempre Conte che prova a girarsi, Ciuli si immola e poi Chinaglia riparte, ma
Capisce tutto Grigoras, capisce tutto anche Ayrton Mariotto, che lancia in avanti Chinaia. Ancora il 17, arriva il gol del 6-1. Poco dopo quello della Mediatek Luparense, che poteva riaprire uno spiraglio, forse lo chiude definitivamente il capitano Nicola Chinaia. Doppietta per lui, sesto centro in stagione. Sicuramente, se Sebastiano Conte è un fattore per la squadra di Mister Gonzato, per Pierandrea Marzola lo è Nicola Chinaia. 5 gol messi a segno per lui contro la Mediatek Luparense, dei 6 totali realizzati nella sua stagione. Ma torniamo in live con Mariotto, che sradica la palla dai piedi di un avversario, poi il pocio scodella per Ciuli. Grigoras più deciso, dunque Carrossa, il tunnel nel su Mariotto, arriva anche Fabio, che travolge il 10 avversario. Sarà calcio di punizione dalla buona mattonella. Sul punto di battuta Grigoras e Conte, un destro ed un mancino. Vediamo chi calcerà. Parte Conte col sinistro, Pasello in qualche modo, forse con il tacco, sventa la minaccia, ma non è finita, perché ancora calcio di punizione. Sul punto di battuta questa volta c'è Grigoras, che fa esplodere il destro, palo vicinissima alla rete del 6-2 la Mediatek, che non arriva. Intanto Carrossa cerca l'1-2 con Mitrofan, arriva anche Grigoras, più deciso di tutti Ayrton, che prova a far ripartire Vertulo. La palla in qualche modo finisce sempre nei piedi del 4 avversario, ma Ayrton Mariotto è un leone, riacquisisce il possesso. Vertullo il numero su Conte, poi l'8, va a servire l'11, arriva anche il gol di Danny Fabio, e sono 7 per il Rovigo. Quinto centro in stagione per Danny Fabio, che gonfia la rete per la settima volta. Una partita a senso unico, rivediamo quanto successo. Bravissimo Ayrton Mariotto, che non si è mai dato per vinto. Altrettanto prolifico il numero del 15 Gianluca Vertullo, che riesce a fornire la palla per l'assist di Mariotto, direzione Danny Fabio, che insacca così. E ora veramente diventa un'altra umiliazione per la Mediatek. Ma seguiamo Vertullo, che prova a girarsi, la gioca al centro, Carrossa riconquista e fa ripartire Grigoras. Attenzione, in 2v1 mette a sedere Morello e torna Vertullo. Che partita anche per l'altro classe 2002 del Rovigo. Carrossa riceve d'angolo dal 7, prova a calciare, si oppone Vertullo, poi ancora Grigoras, difende la palla col fisico, fa partire il destro, il palo, poi ancora Carrossa, tapin vincente da parte del numero 10 della Mediatek, che ora riapre quel famigerato spiraglio di luce grazie al suo quinto centro in questa stagione. Bellissima giocata da parte del 7, il 10 sfortunatissimo nel primo tempo, in questo caso molto fortunato a ritrovarsi la palla lì. Vediamo, aveva anche toccato Pise sul primo tiro, quello di Grigoras, tocca anche una seconda volta, che probabilmente favorisce ulteriormente il tapin da parte di Diego Carrossa, che fa ora 7-2. Vertullo riceve da Loato, il 15, lavora un gran pallone per Danny Fabio, vis-à-vis con Dulghero. Fabio paratona da parte dell'uno avversario, a dire di no, ed entra ora Fabio Di Mauro proprio al posto di Danny Fabio, l'autore dell'ultimo tiro che abbiamo visto. Rizzo dentro la palla per Grigoras, se la va a riprendere immediatamente FDM, che ora però pare non voler affondare. Gestisce ordinaria amministrazione con Eman Sherud CR7, che cerca l'imbucata che non arriva. E ancora il 13 avversario si rifugia in fallo laterale. Fallo laterale per Loato, che va a destra da Fabio Di Mauro, sfida Grigoras, lo fa fuori secco, poi suola, eleganza assoluta per il numero 9 del Rovigo, che ora però pare veramente non voler affondare. Allora gestisce Sherrud con l'aiuto di Guaraldo, si propone Fabio al centro, suola anche Sher, che va ora dal 9, che torna dal 7, sbaglia lo stop Sherrud, riparte dalla parte opposta Ruffa, Fabio Di Mauro ripiega anche difensivamente. Grigoras cerca il numero su FDM, che capisce tutto, prova a ripartire, tirata di maglia da parte di Costandaki, fallo per il Rovigo, affidato a Loato, che va da Sher. Bella la traiettoria del numero 4 per il 7, che torna proprio da Alino, che pensa alla conclusione, che prova Dulgheru in fallo laterale. Proprio Loato all'indietro per Sherrud, che torna da Alino, cerca sul secondo palo Chinaia. Dulgheru molto bravo qui a chiudere la traiettoria di passaggio. Grigoras difende la palla sulla pressione di Loato, lavora un gran pallone proprio per Costandaki, il suo sinistro, la parata di Pasello, che si fa trovare presente. Fabio al centro, allontana Dulgheru, che innesca vis-à-vis Grigoras, contro Pasello, si divora la palla del potenziale 7-3. Allora riparte Pise, che va da Sher, si propone Fabio Di Mauro, poi Sher vince un rimpallo, ancora il 7, va dentro per Chinaia a sinistra, e sono addirittura 8, come nel match d'andata, ma con ancora 7 minuti da giocare. Tripletta per il capitano del Rovigo, che mette a segno 3 reti, proprio come abbiamo visto nella partita inaugurale di questo campionato. Rivediamo qui l'assistenza di Eman CR7 per il 17, che veramente non può fallire, e mette così a segno la rete dell'8-2. Esce ora Fabio Di Mauro al suo posto, entra Gianluca Vertullo, pochi minuti a disposizione per il classe 2002 con la 9, mentre ci riprova Conte, questa volta però esterno della rete per lui. Dicevamo pochi minuti per Fabio Di Mauro, complice probabilmente ancora
Il punteggio veramente mastodontico. Era Vertullo, prova a mettersi in proprio. Che partita sta facendo il 15, che ora sta primeggiando su tutti i giocatori della Mediatek. Quando riparte ancora Mitrofan, ancora Vertullo generoso, alla meglio però il 4 che va da Carrossa, che cerca sul secondo Conte, non è riuscito a trovarlo. Riparte ancora Conte, calcio a Parapise e poi Grigoras clamorosamente sul fondo. Si divora la palla dell'8-3. Mitrofan slalomeggia il suo destro, Parapise. E poi attenzione a Ayrton Mariotto, cerca di mettere ordine, ce la fa con Danny Fabio. Proprio l'11 in verticale, direzione Vertullo, ottimo lavoro su Mitrofan. Il destro del 15, para Dulghero, poi con la testa Fabio. Ancora l'uno avversario a sventare la minaccia e fa ripartire Grigoras dalla parte opposta. Proprio il 7 va da Carrossa, prova ad accendersi e ad accentrarsi. Morello in calcio d'angolo. Ancora Grigoras, cerca e trova Conte, il suo sinistro, para Pasello, ancora il possesso del 9 per il 7, imbottigliato in mezzo al traffico, deve trovare una soluzione che non trova, poi la ruletta, Veronica elegante per Carrossa, verticale, Pasello così e così, Mitrofan col sinistro, Morello a sventare il gol dell'8-3, non voler concedere nulla ed è game over al Palasport di Villadose, finisce 8-2, questo è il risultato finale al termine dell'incontro. La buona notizia per i ragazzi di Mister Marzola è che non dovranno più sfidare il loro Vigo, almeno in questa stagione 24, le reti incassate per gli ospiti contro i Merengues appunto nei tre incontri che li hanno visti di fronte. Noi adesso però andiamo alle interviste finali e vediamo cosa ci dirà Fabio Di Mauro. E allora eccoci al termine della prima giornata del campionato di ritorno di Serie D di Futsal. Il punteggio finale dice 8-2 in favore dei padroni di casa, esattamente come l'andata. Questo è lo stesso risultato del ritorno, con l'inversione della squadra ovviamente. Ma come l'hai vista tu in campo? L'hai sbloccata dopo tantissimo tempo, era da Torreglia che non riusciva a portare avanti i tuoi. Ma oggi sei riuscito a fare un gol che ti dà comunque tanto morale, ne hai trovato solo uno, avresti voluto segnare di più. Come hai visto la partita nel contesto generale? Dici un po' la tua. Sicuramente il fatto che si sia messa bene fin da subito, non ci ha fatto dare il massimo sicuramente, però l'importante alla fine è che abbiamo portato a casa il risultato, fare punti e non lasciare nessuna partita indietro, perché ogni partita è decisiva per vincere il campionato. Eh sì, che poi a proposito di campionato arrivano brutte notizie dal campo del Ponte San Nicolò, in vantaggio per 2-1 al termine della prima frazione di gioco. Il punteggio finale dice poi 4-3 in favore del Pernumia, quindi siete a meno 2 dallo Jesse Urquali e a più 1 dal Pernumia, che continua a starvi col fiato sul collo. Come vedi questa competitività? Sei comunque fiducioso nella vittoria di questo campionato? Sì, sono fiducioso, sicuramente dobbiamo fare appunto prestazioni migliori rispetto a quella di oggi. Il fatto di avere altre squadre che comunque sono in alta classifica ci danno motivazione per continuare ad impegnarci, e dobbiamo dare il massimo anche in tutti gli allenamenti. Ovviamente dobbiamo pensare al nostro percorso e a non perdere punti. Tra l'altro, piccola curiosità, Nicola Chinaia è riuscito a mettere segno 3 reti, proprio come nel match d'andata, la bestia nera della Mediatek Luparense. Cosa ne pensi di Nick, che secondo me anche oggi ha vinto il premio di MVP, seppur non l'abbiamo sentito? Sì, concordo, è stato secondo me perfetto, quindi sì, meriterebbe lui l'MVP. Ed infine, ultima domanda, ma che risultanze hai fatto? La mia seconda scelta alla fine era la Mbappé. Francesco era in panchina e mi ha detto che non gli andava di alzarsi, venire a fare la fusione. Non lo so, anche con Pisa non glielo ho chiesto, però siccome è da provare la fusione almeno una volta, non è facilissima da fare. Quindi alla fine ho optato per quella che dipendeva solo da me, la Mbappé, la preferivo rispetto alla Gilardino. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto, eh? Iscrivervi. Ciao ragazzi. No. Alla prossima. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.